La forma è ancora da definire nei dettagli, probabilmente un atto di revoca della deliberazione del 24 luglio scorso con cui l'Aula di Palazzo Daimo ha approvato a maggioranza in seconda lettura la riforma dello Statuto. Quel che è certo è che l'introduzione del secondo sottosegretario sarà ritirata, evitando così il referendum chiesto dalle minoranze, che sarebbe costato almeno 1,5 milioni di euro. L'ufficializzazione da parte del Presidente dell'Assemblea Legislativa Quintino Pallante nella Conferenza dei Capigruppo. Esultano le minoranze, che pronte alla battaglia referendaria, convinte che il pronunciamento popolare avrebbe dato loro ragione, non confermando e quindi cancellando la legge. Ne rivendico l'intuizione su questo argomento, ma sono assolutamente felice del fatto che la minoranza insieme, tutta l'opposizione insieme, sia riuscita letteralmente a mettere alle corde questo centrodestra sempre più assetato di poltrone e di incarichi. Mentre pensano a come fare retromarcia sulla questione del secondo sottosegretario, intanto sono già impegnati a capire come redistribuire le deleghe, quindi è scoppiata una vera e propria bomba all'interno del centrodestra molisano, che è sempre più impegnato però in operazioni di spartizione. Allora io voglio fare un appello al presidente Roberti e a tutti gli uomini che oggi governano la regione Molise. Il Molise ha bisogno di tanto altro. Il Molise ha bisogno di una cura immediata in ambito di sanità, di occupazione, di viabilità, di trasporto pubblico locale, tutto quello di cui oggi voi non vi state occupando.